che i disturbi cognitivi sono molto più frequenti nella popolazione di quello che pensiamo, tanto che un anziano su due ha qualche problema cognitivo che potrebbe approfondirsi nel tempo. Questi sono un riassunto delle diverse forme di mild cognitive impairment e come sono più probabili, ma soprattutto il dato importante è che da un lato è esploso durante la pandemia e anche nel long covid gli impairment cognitivi, ma l'altro dato importante è il tempo in cui si passa dal non avere oggettivamente nessun disturbo a sviluppare dei disturbi è oltre 25 anni, quindi capite come vi siano tempi così lunghi. Il ruolo dell'acetilcolina, la presentazione che ha fatto il professor Biggio, tra l'altro apre un nuovo scenario, è una condizione conosciuta da tempo, con un'indicazione specifica sia nelle demenze vascolari sia anche in quelle non vascolari. La colina alfoscerato, efficace nel trattamento dei deficit cognitivi, vedremo poi adesso gli studi, ma anche sui dati sulla pseudodepressione negli anziani. Vi sono studi datati, questi li dobbiamo citare, ma che sono stati importanti sia nelle forme di decadimento cognitivo, ma anche nel post-ictus e nell'altra condizione di decadimento vascolare. Questo è l'unico studio del passato, questo è stato uno studio importante condotto su 112 persone che ha dato la prima indicazione come un trattamento con colina alfascerato a 1 grammo al giorno per 3 mesi mantenesse quei miglioramenti cognitivi anche nei 90 giorni successivi. Ecco, questo è lo studio a cui oggi facciamo maggior riferimento. È lo studio più recente, sono 200 soggetti dai 59 ai 90 anni con un disturbo di Alzheimer o con delle problematiche cerebrovascolari che sono stati trattati con colina alfoscerato più donepezil, anticolinesterasico, e quelli invece trattati con solamente con donepezil. Il miglioramento delle funzioni cognitive valutate con le diverse scale, più importante sia l'MMSI che l'ADAS-COG, è, come dire, nel gruppo rispetto al gruppo trattato con solo donepezil, vi sono miglioramenti delle attività basilari e un miglioramento anche delle funzioni neuropsichiatriche nei pazienti valutato con queste scale. Ma che cosa ci dice questo studio che è particolarmente importante? Che i risultati dei test neuropsicologici dopo 3 anni di trattamento confermano il significativo beneficio terapeutico dei pazienti trattati con colina alfoscerato più donepezil rispetto al solo donepezil. Il vantaggio terapeutico del duplice trattamento è diventato molto evidente dopo un utilizzo a lungo termine, 2 anni. 2 anni di trattamento sarebbe quindi il tempo necessario per vedere l'attività di colina alfoscerato in pazienti con malattia di Alzheimer e problematiche cerebrovascolari. Ma noi abbiamo un tema fondamentale, come dire, nel trattamento del mild cognitive impairment, che è la combinazione con depressione. Il tema depressione, apatia, decadimento cognitivo è un tema particolarmente importante, anche perché non solo la depressione posta colpisce 13 ultra 65 anni su 100, un disagio che è aumentato enormemente con l'età, con un 22% dopo gli 85 anni, ma soprattutto il tema della depressione sotto soglia è un'entità estremamente frequente nella popolazione anziana e anche caratterizzata dalle disfunzioni cognitive. Ma fra tutte i dati sintomatologici, il più importante è la comparsa di apatia. Il tema dell'apatia è un tema centrale nella popolazione anziana perché spesso
camuffa i sintomi, sono prevalentemente sintomi fisici, sono molte lamentazioni e questo dato spesso viene non sufficientemente trattato. Ma che conseguenze ha l'apatia? L'apatia fondamentalmente può essere presente sia nelle depressioni giovanili ma anche in quelle nell'anziano, dove però è assolutamente più frequente. 3 soggetti depressi su 4 sono apatici. Altrettanto negli studi, in questo è uno studio su oltre 2700 persone con mild cognitive impairment, ha dimostrato che, seguiti per 9 anni, la metà delle persone di questo studio mostrava apatia e chi mostrava apatia convertiva molto di più, anzi nel tempo di 3 anni, in demenza, mentre quelli che non avevano il sintomo di apatia avevano dei tempi decisamente più lunghi prima di convertire in demenza. Quindi temi sono apatia, ma anche l'altro, quello della irritabilità. Questo è un altro studio sempre del rischio dell'associazione tra apatia e incidenza di demenza, e in questo senso sono una raccolta di 16 studi su oltre 7.000 anziane, vede come la presenza di apatia sia un fattore di conversione in demenza, con un rischio doppio. Analogamente, anche questo qui, l'apatia è un fattore di rischio di demenza anche nei cognitivamente integri. Questo è uno studio di coorte su 3.500 anziani con più di 70 anni, seguiti per 7 anni. L'apatia, più che la depressione, è un fattore di rischio per sviluppare demenza, con un aumento del rischio del 20% rispetto agli anziani non apatici. Non solo l'apatia converte più in demenza, ma c'è anche una aumentata mortalità. Ma prima lo citava in maniera, e ci torneremo, il professor Biggio, quindi sappiamo oggi come da un lato l'apatia è un sintomo grave, predittore di cattiva prognosi, dall'altro di come i derivati della colina, come la colina alfoscerata, in combinazione con inibitori della fosfodiesterasi, riducano questa quota apatica. Questo è uno studio coreano, interessante perché parliamo della velocità di processazione. Ha dimostrato come dopo 12 settimane di trattamento la latenza del P300, che è un potenziale d'azione evocato, che è soprattutto quello che spinge a prendere una decisione, un marker della velocità di processazione delle informazioni, fondamentalmente cosa dimostra? Che nella sua parte sinistra di questa slide si vede come la latenza sia aumentata nei soggetti con mild cognitive impairment e anche seguita dal controllo con l'età. Nel grafico di destra si vede come la combinazione della P300 dopo 12 settimane di trattamento di colina alfoscerato vi sia un netto miglioramento dell'efficacia sulla popolazione con MCI. Vi sono dei dati, e anche sono dei dati importanti, come la combinazione di colina alfoscerato in combinazione con la fosfodiesterasi riduce i sintomi depressivi e come in particolare i pazienti del gruppo con decadimento cognitivo da lieve a moderato, con un punteggio dell'MMSAI del 20-24 comunque di sotto, sono risultati più sensibili al trattamento in associazione. Quindi, a quale conclusione? Sto prendendo fiato. L'apatia è frequente nell'anziano depresso. Il fattore peggiorativo delle funzioni cognitive e facilita la conversione del mild cognitive impairment a demenza. Le strategie di combinazione di antidepressivi multimodali o SNRI con la colina alfoscerato per il mild cognitive impairment o in combinazione con gli inibitori della fosfodiesterasi possono ridurre la quota apatica. Questo è un dato di trattamento, è importante, è una combinazione, come vedete, multimodale, SNRI, colina, donepezil. Possono ridurre la quota apatica. Restano importanti
il miglioramento delle reti sociali, l'attività fisica e il sonno dell'anziano, quello che il professor Biggio ha molto stressato. Come e quando usare la colina alfocerata? Disturbi cognitivi primitivi e secondari dell'anziano, caratterizzati deficit di memoria, da confusione, disorientamento, da calo di motivazione e riduzione di capacità attentive, alterazioni della sfera affettiva e del comportamento, l'abilità emotiva, irritabilità dell'ambiente e delle circostanze, quindi delle indicazioni anche sulla pseudodepressione dell'anziano. Cosa viene consigliato? Cicli di terapia di 3 mesi, avete visto gli studi di Muratori del 92, continuano a essere confermati anche successivamente dall'ASCO Malva. 3 mesi e mantenimento dell'efficacia del farmaco nel periodo tra un ciclo e l'altro. Inizio della somministrazione con intramuscolo e successivo passaggio all'orale, consigliata l'assunzione al mattino. Avete sentito che cosa ha detto Biggio sulla funzione anche dell'acetilcolina, per non interferire sul riposo notturno. Scarsi eventi avversi e una buona tollerabilità che fondamentalmente rende l'utilizzo di colina alfocerato un importante supporto in contrasto del mal Covid-19 così diffuso nella popolazione.